disastrosi sono infatti i numeri del Molise in termini demografici e quanto emerge da uno studio scientifico condotto ad hoc che la politica dovrebbe far proprio. I numeri del Molise, una sorta di marcia funebre all'interno dei censimenti almeno negli ultimi vent'anni del ricercatore Fabrizio Nocera. I numeri del Molise, dicevamo, segnano lo spopolamento di un territorio, lo spopolamento di una regione, l'andare via soprattutto dei giovani ma anche di quanti hanno la necessità di un posto di lavoro che sia quantomeno continuativo e continuo. Sono numeri che emergono. Il ricercatore. È partito dalla storia, quindi dal secondo ottocento, fino ad arrivare ai giorni nostri con le proiezioni ed è quello che maggiormente interessano. Del futuro è chiaro che già siamo sotto i 320.000 abitanti, 311.000 nel 2016, anche Campobasso è scesa al di sotto dei 50.000 abitanti per la prima volta e le proiezioni sicuramente non sono di quelle più floride a distanza dei prossimi dieci anni la previsione è scendere al di sotto dei 300.000 abitanti. È chiaro che questo volume, questi dati dovrebbero essere analizzati dalla classe politica regionale molisana che non può far finta di girarsi da un'altra parte, di sorbire soltanto chiacchiere da caffè e non analizzare invece e trovare possibili soluzioni e non pezzi a colori per questi dati che emergono con forza dai numeri del Molise. Ecco i numeri, i numeri i numeri in genere rappresentano anche la forza di un territorio, invece purtroppo in Molise i numeri rappresentano una debolezza perché continuano a scendere. È chiaro che mano a mano continuando a scendere la debolezza aumenta sempre più e non c'è la necessità di acquistare il ricostituente in farmacia ma c'è la necessità invece che la politica e il ricostituente lo dia attraverso piani, azioni, interventi e soprattutto, e lo torniamo a a sottolineare soprattutto in termini di investimenti, quello che è mancato negli ultimi venti anni sono mancati appunto gli investimenti ed oggi se ne scondano le conseguenze. Questo libro, i numeri in Molise, ne danno la percezione esatta, ne fanno una fotografia. È chiaro che l'analisi tocca alla politica. Alla politica tocca ancora di più trovare delle possibili soluzioni perché questa marcia funebre possa essere finalmente interrotta.